Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessiland Condivision. Come sapete, nella prima puntata di ogni mese analizziamo quelli che sono i vostri meravigliosi progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, quindi i più interessanti, quello che ha ottenuto più mi piace, e questa volta anche avremo una creativa che utilizza i nostri articoli che ci parlerà nel dettaglio di un suo progetto. Ma andiamo un po', insomma, ecco, oltre i confini, me non vi svelo altro, quindi guardate tutta la puntata e occhio, perché ci sarà una grande e gustosissima novità. Io non dico altro, iniziamo subito, vai! Iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Devo dire che in questa puntata ci sono dei nomi un po' particolari, ma cercherò di pronunciarli al meglio. Allora, la prima protagonista di quest'oggi è Magda Vremek Ravusi, che ha realizzato questo meraviglioso maglioncino per sua figlia, che è mia omonima, Valentina. Per realizzarlo ha utilizzato, vediamo cosa. Magda ha utilizzato 4 colori del Gloria, vale a dire il cipria, il bianco, il rosa baby e il prugna, il tutto lavorato per alcuni punti con i ferri numero 4, per altri il 4,5. Allora, sua figlia Valentina, ovviamente come qualsiasi ragazza, adora le maglie oversize e quindi appunto ha richiesto a Magda di far sì che potesse realizzarne una apposta per lei. E Magda giustamente ha pensato di realizzare sì qualcosa comunque oversize, quindi di molto largo, ma di dare comunque un tocco di femminilità in più al maglioncino. Ed ha quindi utilizzato i colori che avete visto prima, quindi dei colori davvero molto delicati, tendenti ovviamente al rosa. Adora il Gloria, in realtà se ne è innamorata a prima vista, lo reputa davvero molto caldo, l'alpaca ci ha detto che si sente davvero tantissimo, è molto morbido e avvolgente. Anche sua figlia Valentina ha adorato questo maglioncino perché in un certo senso è come se si sentisse protetta, proprio letteralmente, dal caldo durante queste fredde giornate invernali. E ci ha detto oltretutto che poi, grazie alla vastissima gamma di colori che presenta proprio il Gloria, è stato davvero semplicissimo scegliere questi colori, ma sta continuando a divertirsi sempre con il Gloria realizzando altre innumerevoli creazioni. Ci ha dato anche qualche dettaglio tecnico e ci ha detto che ha usato 2 tecniche per realizzare questo maglioncino. La parte del corpo è lavorata in piano con i ferri numero 4, le maniche in tondo con i ferri numero 4,5, perché ci ha detto che appunto la sua tensione comunque cambia, e tutto il maglione è fatto in semplice maglia rasata. Ma ci ha inviato anche un messaggio vocale, quindi io non mi perdo come al solito in chiacchiere e ascoltiamo adesso lei e guardiamo anche qualche foto che ci ha inviato. Ciao a tutti, sono Magda e vengo da Gorizia, una piccola città al confine fra Italia e la Slovenia, dove si incontrano e convivono quotidianamente 2 culture, quella italiana e quella slovena. Quest'anno Gorizia, insieme alla città slovena Nova Gorica, ha ottenuto la nomina a Capitale Europea della Cultura 2025. Mi piace il mio quotidiano attraversare il confine e cerco di tenere la mentalità senza confini anche in altri ambiti nella mia vita. Anche la fantasia e la creatività non conoscono confini. Per questo apprezzo anche il mondo della maglia. Ho imparato a lavorare a maglia da piccola, vedendo sferruzzare mia mamma e le sue amiche. Per me la presenza di fare la maglia nella vita quotidiana è stata sempre scontata. Anche se lavoro a tempo pieno e ho una famiglia, cerco sempre di trovare dei momenti preziosi per creare cose belle con le mie mani. Una specie di mio mondo intimo di creatività e fantasia. Mondo che continuo a coltivare perché mi lega a mia madre anche adesso che lei non c'è più. Mondo che tramite l'internet con Reverly, Facebook e YouTube mi hanno fatto conoscere tante persone creative. Mondo dove ci sono tante persone che nel lavoro ci mettono anche il cuore e la passione, come per esempio Maria Grazia Dottore e il personale di Tessiland. Auguro a tutti belle creazioni e vi mando Lep Pozdrav da Gorizia. Grazie infinite Magda. Poi oltretutto la foto di tua madre che lavora a maglia davvero ci fa capire che in fondo l'uncinetto, la maglia, i ferri, questo meraviglioso mondo del crochet è davvero un'arte senza tempo. Il secondo progetto di quest'oggi è di Yolanta Marco.
Zacco, che ha realizzato questo bellissimo cappottino con vediamo cosa. Yolanta ha utilizzato 8 gomitoli di Berry bottiglia e i ferri numero 8. In realtà questo cappottino le è stato commissionato da sua sorella, che voleva qualcosa di davvero semplice, 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 ci ha scritto. Qualcosa che potesse indossare tutti i giorni, non molto complicato da fare, in modo tale da non doverci mettere neanche troppo tempo, e voilà, ciò che ne è fuoriuscito. È bastato quindi il Berry, tutto lavorato con maglia rasata, con le rifiniture maglia coste uno per uno, e il gioco è fatto. Oltretutto anche la foto, devo dire che è davvero molto bella e rende senz'altro bene il soggetto. La sorella è rimasta davvero molto soddisfatta, Yolanta anche per averlo realizzato, e noi pure perché è piaciuto il Berry. La foto che ha ottenuto più mi piace durante tutto il mese di novembre è quella di Mary Marina. Allora, Marina ci scrive da Marotta, che è in provincia di Pesaro Urbino, e ci ha raccontato che ha realizzato questo poncho e in un certo senso neanche si aspettava tutto questo successo, ma come diciamo sempre, la semplicità e la bravura premiano sempre. Marina ha utilizzato 700 grammi di diversi colori di bravissimo, più scuri dal grigio al nero, il tutto lavorato con uncinetto 3,5. Marina ci ha detto che adora il bravissimo perché davvero è un filato molto flessibile, lo si può utilizzare per qualsiasi creazione e anche con qualsiasi numero di uncinetto. Lei infatti molte volte utilizza anche un uncinetto più grande in base appunto proprio alla lavorazione che intende fare. Poi oltretutto con la sua vasta gamma di colori, insomma, davvero dà spazio e vi permette di dare sfogo alla vostra fantasia. Si è avvicinata all'uncinetto circa 3 anni fa, quindi non è proprio da moltissimo, ma è davvero molto brava. Ha scelto dei colori un po' scuri in modo tale da poterlo abbinare un po' su tutto e soprattutto per dargli un tocco in più di eleganza. Ci ha detto che non è stato molto difficile lavorarlo, ma è stata una lavorazione piuttosto lunga, quindi insomma ecco, ci è voluta un po' di pazienza. Però realizzarlo e realizzare le cose con le proprie mani le dà sempre una grande soddisfazione, soprattutto quando le viene chiesto magari dove ha acquistato quel capo, lei con grandissima soddisfazione, come darle torto, risponde: l'ho fatto io. E quindi Marina ci ha detto tutto di ringraziare tutte voi per tutti i mi piace e i commenti positivi che le avete dato, e noi ovviamente ringraziamo lei perché ci ha dato un'idea in più. Uno dei progetti più interessanti del mese di novembre è stata della amatissima Cao, che per chi non lo sapesse già è una creativa che utilizza i nostri prodotti. Ha in realtà 2 canali, uno in francese ed uno in spagnolo. Noi quest'oggi abbiamo voluto selezionare il video in cui parla proprio di questa stola mista a gilet con le relative tasche, fatta appunto proprio con l'uncinetto, e abbiamo deciso quindi di selezionare questo video e oltretutto le abbiamo chiesto di darci magari qualche informazione in più, qualche indicazione in più, e perché no di farsi conoscere un po'. Guardiamo il video, sono certa che comunque capirete già tutto perché lei è davvero molto molto chiara, ma poi torniamo e parliamo dei punti più salienti. Hola hola familia Tessiland y a todas las crocheteras. Hoy les voy a presentar rápidamente una de mis últimas creaciones, esta estola o chaleco toda a crochet. Ahora te dejo con la presentación y nos vemos ahora mismo. Utilicé 6 bolas de Mars, que es una lana 100% lana. Utilicé 3 puntos de crochet, un punto fantasía, un punto elástico para los bordes, y para los bolsillos utilicé un punto alto medio tomando la hebra trasera, y seguí con el punto fantasía para que quede de 2 colores. Hice primeramente la parte de abajo del bolsillo, el punto alto medio con la hebra trasera con el hilo verde, y luego para terminar terminé con el hilo azul para hacer el punto fantasía. Nada, le añadí botones de madera
y muy fácil de hacer. Si hablas francés, puedes encontrar el mismo tutorial en francés. Y nada, no suelten el ganchillo y les digo hasta pronto pronto. Besitos. Ciao ciao. Allora, quindi ribadiamo, i punti che ha utilizzato Cao sono il punto fantasia, il punto elastico per quanto riguarda i bordi e il punto alto, medio e quello fantasia per quanto riguarda invece le tasche. Ha utilizzato 6 gomitoli di Mars soprattutto nella variante Avio e ci ha detto quindi che è stato anche molto semplice realizzarlo, perché basta nelle parti diciamo in cui si predilige il verde iniziare ovviamente con il filo verde e nelle parti in cui si predilige il colore Avio iniziare appunto dall'interno e quindi dalla parte proprio colorario. Realizza una serie di progetti, come l'avete visti, davvero molto interessanti. Vi consiglio vivamente di visualizzare i suoi canali, anche perché è disponibile sia con questi tutorial in spagnolo, e lo trovate con il canale A Crochet, e sia con quelli in francese che trovate nel canale denominato Crochet Maniac, che sicuramente avrete già avuto modo di vedere sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya. E se siete interessati, lei in realtà è già molto chiara nelle sue spiegazioni, anche se non si capisce perfettamente la lingua si riesce comunque molto bene a seguirla, oppure come sapete dal PC è molto semplice, si può attivare la funzione relativa ai sottotitoli in modo tale da avere ogni singolo dettaglio ben chiaro. Noi che dire, ringraziamo senz'altro Cao perché è stata davvero molto carina, ha collaborato con entusiasmo fin da subito e quindi che dire, grazie ancora Cao, o meglio merci beaucoup Cao, o meglio muchas gracias, Cao. Ciao. Ma adesso parliamo di regali. Allora, diciamo che nel corso dell'anno Tessiland di regali ne fa tanti. Il primo in assoluto, quello che insomma ecco è più apprezzato, è sicuramente la spedizione gratuita con un ordine pari o superiore ai 19 euro, e questo lo sappiamo. Un altro regalo che dura tutto l'anno è quello dei punti fedeltà. Come sapete, per chiunque di voi è registrata come cliente ed effettua gli ordini sempre nello stesso account, accumula dei punti, con esattezza un punto ogni 10 euro di ordine. Come sapete, a tal proposito apriamo una piccola postilla, i punti sono in scadenza, ci stiamo avvicinando al 31 dicembre, quindi mi raccomando, sappiate che il 31 dicembre i punti fedeltà scadranno, come qualsiasi altra raccolta d'altronde, e che il 1 gennaio inizierà però la nuova raccolta e che quindi quelli dell'anno precedente, qualora dovesse essercene qualcuno rimasto, verranno azzerati. Ma insomma, così potrete ricominciare nuovamente ad accumulare punti l'anno prossimo e poter usufruire di questi meravigliosi sconti. Però, come vi dicevo, occhio, fategli un po' di calcoli, i punti il 31 dicembre scadranno, e quindi se potete riuscire a richiedere il buono, mi raccomando, fatelo, tanto il buono comunque ha una validità di 30 giorni. Per tutti gli altri dettagli, come sapete, o forse no, vi basterà andare sul nostro sito, una delle qualsiasi pagine, scorrere fino alla fine, arrivare alle voci informazioni, al punto omaggi trovate tutti i dettagli relativi proprio ai punti fedeltà e anche il video che vi illustra come richiedere il codice, altrimenti ci siamo noi dell'assistenza. Terminata questa piccola, non tanto postilla, a proposito appunto proprio dei punti fedeltà che quindi vi consentono di ricevere un ordine praticamente gratuito perché poi non pagherete neanche le spese di spedizione, quest'anno Tessiland ha deciso di strafare e infatti ha deciso di aggiungere un piccolo regalino di Natale. Per tutti gli ordini a partire da 30 euro ci sarà un kit di tisane. Ebbene sì, 3 tisane studiate appositamente per Tessiland, artigianale, di altissima qualità e tracciata. Vi sarà possibile realizzare diverse tazze, ognuna per i vari gusti presenti all'interno del kit. E sarà molto semplice perché infatti, grazie alle indicazioni di Mr. Luciano, il tè sommelier, potrete infatti, grazie ad un video, seguire le istruzioni di come realizzare le vostre tisane, semplicemente inquadrando il QR code presente sul foglietto illustrativo all'interno della confezione, ma io ovviamente ve la faccio vedere. Questa è la confezione che vi arriverà a casa, che voglio dire è carina già di suo. Quindi all'interno troverete, come vi dicevo, questo pratico plico nel quale comunque verranno spiegate tutte le varie tisane presenti all'interno, dalle proprietà benefiche al gusto, con i relativi QR code. E qui oltretutto troverete anche i consigli dell'esperto di Luciano Riccini o Ricci, che è appunto il tè sommelier. All'interno della scatolina, oltre a questo, veniamo alle tre
ricchissime tisane presenti all'interno. Saranno profumo di donna, viaggio in Provenza e rooibos, melograno e lampone. Ovviamente tutte singolarmente sigillate e risigillate all'interno di un pratico sacchettino. E poi chissà che questa in realtà non sia solo l'inizio di un nuovo percorso di Tessiland, o meglio, chissà, diciamolo pure. Ma soprattutto per tutte coloro che ce l'hanno chiesto finora e che avranno sicuramente modo di apprezzare queste tisane, Tessiland sta pensando di inaugurare una nuova versione, o meglio, un nuovo angolo dedicato al benessere, quindi alle tisane, che probabilmente saranno solo l'inizio di questo meraviglioso, profumatissimo e gustosissimo e anche rilassante percorso, con eventualmente anche altri tè o altre tisane, altri gusti e soprattutto anche tutto l'occorrente che vi serve proprio per poterle realizzare. E quindi è un mondo nuovo che siamo certi ci farà e vi farà tanto tanto bene. E questa puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Come al solito è stata una puntata molto ricca, abbiamo visto tanti progetti, abbiamo avuto modo anche di scoprire questa grandissima novità dei regali Tessiland. E quindi, che dire, concludiamo come al solito con le notizie fondamentali, vale a dire: iscrivetevi sul nostro canale YouTube ed attivate la campanella così da essere costantemente aggiornati, seguiteci su tutti i nostri social, Instagram, Pinterest, TikTok, Telegram, leggete i nostri articoli sul nostro blog al sito www.meglio-di-maia.com perché pullulano le idee natalizie. E che dire, io vi ringrazio, ci vediamo tra 2 settimane sempre di giovedì, chissà chi ci sarà la prossima settimana e di cosa parleremo. Vi ricordo ovviamente di commentare qui sotto, di scriverci anche nell'assistenza e di dirci di cosa vorreste che parlassimo la prossima puntata, se c'è qualche problematica particolare, qualche suggerimento, noi vi leggiamo, magari a volte non sempre riusciamo purtroppo a rispondermi, ma vi leggiamo, mettiamo anche semplicemente un pollice in su, ne prendiamo nota e poi ne parliamo tutti insieme in queste meravigliose puntate di Tessiland Condivision. Basta, parlo sempre troppo. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!